Ciao e bentornati nel canale Casa Superstar. Al supermercato ci sono dei prodotti nuovi che riportano scritte tipo lievito madre, che ovviamente catturano la mia attenzione, essendo io una fan sfegatata del lievito madre. Ora, volevo prendere qualche cosa per provarlo e provarlo soprattutto in video, ma te lo dico così, non è per una questione di tircheria, perché non volevo spendere quei 3 euro. Io ho reputato veramente eccessivamente costoso il kit per fare tipo pane o la pizza integrale. L'ho trovato veramente costoso perché una confezione piccolina, la porzione obiettivamente era ridicola per quanto era piccola e il prezzo era esorbitante, 3,50 euro circa. Addirittura in un altro supermercato ho visto 3,80 euro. Secondo me non ne vale assolutamente la pena, ma questo è un mio parere, un mio pensiero da persona che è impasta. Però con 3,80 euro io ti faccio 8 kg di impasto, e chi impasta in questo momento sta dicendo: veniamo a noi. Sempre dalla stessa linea della pane degli angeli, ho preso questo. Questo è, apri virgolette, pasta madre disidratata con lievito, chiudi virgolette. Adoro questo titolo tra virgolette. Quante volte noi in un prodotto leggiamo il nome tra virgolette? Cioè, se noi compriamo i biscotti, non c'è scritto biscotti tra virgolette, o non c'è scritto birra tra virgolette, pasta di grano duro tra virgolette. Perché ci sono le virgolette? Sono furbi loro. Per un pane buono come quello di una volta. Ora, leggiamo gli ingredienti, perché la cosa importante di un prodotto come questo è leggere gli ingredienti. Ovviamente io li ho letti al supermercato, ma l'ho comprato lo stesso proprio per curiosità. 2, perché lo volevo provare. 3, perché ne volevo parlare in video. Ingredienti, scusami, non ci vedo, non ci vedo da lontano, io ecco, da vicino ho un problema. Pasta madre di grano tenero disidratato al 67%, farina di grano tenero maltato, lievito disidratato 16%, emulsionante, oddio santo, monosterato di sorbitano, sarà campano. Può contenere tracce di latte, uova, frutta guscio e soia. Quindi se sei allergico al latte, uova, frutta guscio e soia, non puoi acquistare questo prodotto e non si può sentire che un lievito possa contenere tracce di tutto questo, ma questo è una questione di stabilimento entro il quale viene prodotto, penso. Allora, parliamone. Io seguo le istruzioni riportate in confezione, non aggiungo nient'altro. L'unica cosa che faccio di differente rispetto a quello che riporta in confezione è la lievitazione, perché rispetto troppo il mio pancino e la mia digestione. Io non faccio lievitare soltanto per un'ora, perché il trucco dei lievitati, anche se usi il lievito di birra, quello fresco in panetto, è fare lievitare tanto. Sì, è vero, in un'ora è lievitato, ma digerisci male. Guarda, prova a impastare anche la sera prima per la sera successiva e fai fare la prima grande lievitazione tutta la sera in frigorifero. L'indomani mattina tiri fuori dal frigorifero e lasci lievitare a temperatura ambiente. Ti viene perfetto lo stesso, fidati. Se ti viene acido, come in tanti mi hanno detto, diminuisci la quantità del lievito. Ritorniamo al lievito madre, tra virgolette, disidratato. Lo metti tra virgolette perché fondamentalmente dentro questa busta, oltre ad esserci lievito madre, ci sono altre cose che aiutano di certo alla lievitazione. Punto. Leggiamo gli ingredienti che servono per fare il pane. Pane casereccio: 200 g di farina Manitoba, 300 g di farina bianca, deduco che sia farina 00, una bustina di pasta madre disidratata con lievito pane degli angeli, 10 g di zucchero, 2 cucchiai d'olio d'oliva, 275-300 g millilitri di acqua tiepida, un cucchiaino colmo di sale. Seguo le istruzioni riportate in confezione. Setacciare le farine in una terrina larga e mescolargli la pasta madre disidratata con lievito. Quindi la confezione ci suggerisce di non sciogliere il contenuto della busta nell'acqua. Al centro del mucchio praticare una buca e versarvi lo zucchero e l'olio. Amalgamare tutto con l'aiuto di una forchetta. Scusa, mi devo aprire una parentesi. Io te lo giuro, sono anni che impasto, è la prima volta che amalgamo con la forchetta. Aggiungendo poco per volta l'acqua tiepida e il sale. Lavorare l'impasto su un piano del tavolo infarinato per almeno 10 minuti, allargandolo con pugni chiusi, riavvolgendolo e sbattendolo sul tavolo. La cosa di sbattere l'impasto sul tavolo la puoi fare, ma puoi anche ometterla. Se lo prendi a pugni, tra virgolette, perché gli impasti si prendono ogni tanto a pugni, oppure lo lavori tanto, va bene lo stesso. Serve, c'è chi dice che serve per dare vita o attivare il glutine. Se tu l'impasti tanto va bene uguale. L'importante è che prima di metterla a lievitare lo fai ritesare
una mezz'oretta e poi fai le pieghe, oppure c'è chi lo impasta e lo mette così e funziona lo stesso, solo che le pieghe danno struttura proprio al glutine e viene una lievitazione migliore. Io per abitudine il primo impasto lo faccio nella ciotola, il secondo impasto lo faccio sul piano, lascio riposare e poi mentre impasto faccio le pieghe, ormai è diventata abitudine. Mentre impasti senti immediatamente profumo, odore. Sai cos'è questo odore che senti quando impasti? È il malto, è l'odore del malto. Io compro il malto di frumento, il malto d'avena e il malto di riso. Quello che si sente mentre sta impastando è l'odore del malto di frumento. Infatti nelle indicazioni riportate negli ingredienti c'è farina maltata. E quindi l'odore che senti è proprio questo. Allora, io ho dovuto aggiungere dell'acqua perché mentre mescolavo con la forchetta dentro la ciotola, prima di impastare poi a mano nel piano, mi sono resa conto che c'era tutta una parte di farina che era rimasta totalmente secca. Quindi, anche a titolo così un attimino informativo, per come faccio io, poi magari qualcun altro si regola in modo differente, tiro fuori dalla ciotola l'impasto che si è riuscita ad amalgamare, nella ciotola stessa lascio tutti i cosetti di pasta che si vanno staccando e la farina che è rimasta asciutta, aggiungo un filo d'acqua, faccio una pastella e la integro nell'impasto che ho tirato fuori dall'inizio, che in questo modo verrà leggermente più idratato, perché io personalmente preferisco gli impasti più idratati piuttosto che secchi. Lascio lievitare per circa 6 ore. Non faccio lievitare un'ora, nonostante le indicazioni in confezione ti dicano lascia lievitare un'ora, poi fai fare un'altra piccola lievitazione dopo aver messo il pane in forma. Gli alveoli dopo 6 ore di lievitazione non sono affatto male, ma consideriamo quante cose contiene questo lievito, quando avremmo potuto utilizzare del semplicissimo lievito o della pasta acida o del lievito a crescere. Ma stiamo parlando di questo lievito in particolare. Gli alveoli sono abbastanza buoni, considerato la lunga lievitazione, ha retto questa lievitazione, che poi neanche tanto lunga, ha retto questa media lievitazione, e il risultato, seguendo le istruzioni sempre riportate in confezione, con tempi di cottura e temperatura per forno ventilato, è questo. Ne vengono all'incirca 3. Ho fatto anche una focaccia, quindi ho fatto una pagnotta e una focaccia molto grande. Il profumo sembra squisito, ma il profumo è dato proprio dal malto, quella cosa che ti dicevo prima. Ora noi lo dobbiamo assaggiare. Questo è l'interno. Non sembra male neanche l'alveolatura interna. Ovviamente io ho fatto le pieghe. Nella confezione c'è una specie di spiegazione su come fare, però se vuoi il piano è abbastanza alto devi fare le pieghe. Il sapore non è affatto male. Una cosa che io ho fatto è non metto io un cucchiaino di sale. Noi siciliani abbiamo il pane particolarmente gustoso. Avendo viaggiato in giro per l'Italia, ti posso dire che il nostro pane è più gustoso rispetto al pane del resto d'Italia, perché è più salato. Quindi non metto un cucchiaino di sale, metto 15-20 grammi di sale. Devo essere sincera. Spesso volentieri nelle ricette, nelle indicazioni che do, scrivo un po' meno rispetto a quello che io di norma uso, ma perché mi rendo conto che sono gusti siciliani. Così come per noi è normale che in certi gusti salati venga aggiunta l'essenza di vaniglia, e tu dici che ve lo c'entra col gusto salato la vaniglia? Per noi è normale, nella nostra rosticceria viene aggiunta l'essenza di vaniglia nell'impasto della rosticceria, quindi per noi è normale. In alcuni casi nelle brioscine, quelle che utilizziamo per fare la brioscina col gelato oppure la brioscina da mangiare anche salata, viene aggiunta in alcuni casi viene aggiunta essenza di panettone, cioè te la dico così perché vendono l'essenza di panettone proprio per la brioscina, ma questo è altro discorso. Allora, non mi sembra malaccio dal pezzettino che ho mangiato. Di certo posso dirti una cosa, io non lo comprerò più. Intanto perché io ho il mio lievito madre, punto primo. Punto secondo, non vale la pena per il prezzo. Punto terzo, si può utilizzare molto serenamente il malto. Cioè tu puoi utilizzare del lievito di birra normale, fare una lunga lievitazione, oppure il lievito quello disidratato, fare una lunga lievitazione e aggiungere del malto. Io ti consiglio di acquistare il malto, perché se quando impasti per il pane aggiungi del miele, viene aromatizzato, non si sente, però è più aromatizzato. Puoi aggiungere il semplice zucchero, però se quando fai il pane metti il malto, la differenza l'avverti. Provare per credere. Ricapitolando, non è male, ma si può fare di meglio, si può spendere di meno. Se lo vuoi prendere per provarlo, giusto per capire il profumo che poi fa, perché non si sente l'odore del lievito, no, non si sentiva nella focaccia, neanche si sentiva, non è male, non è neanche male come esperimento. Però ti devo dire la verità, bocciato, perché il lievito madre, a dire il vero, è fresco, non è disidratato, e io in questo sono una purista.
video recensione ti sia piaciuto, ti sia interessato e mi piacerebbe sapere se hai avuto esperienze simili con altri tipi di lievito madre disidratato, perché io ne ho provati altri, è la prima volta che faccio un video recensione ma ne ho provati altri e questo gli devo dire un po' se la gioca con gli altri che contengono bene o male gli stessi ingredienti, quindi non c'è mai pasta madre disidratata al 100%, anche perché ti ripeto il lievito madre è fresco, punto. Spero che la mia recensione ti sia potuta interessare, non dimenticare di lasciare un pollice in su se ti è piaciuto il mio video. Ci vediamo dopodomani con una nuova video ricetta vegan. Ciao.